questo loro legame. Verso la scintilla, cerchio medianico K, attraverso Marco, a cura di VB, domanda. E i fratelli siamesi, legati tra loro? Emanuel, questo loro legame è una limitazione. Sono entità che si sono fatte del male reciprocamente. Il loro karma è unico, non è distinto. In realtà, karmicamente, essi vivono la stessa storia. Hanno a tal punto rifiutato la comunione degli esseri che come effetto hanno questa limitazione. Possono aver ucciso o torturato l'entità con la quale vivono la storia in comune. Domanda: e nel caso che i gemelli siano 5 o 6, anche in questo caso c'è un legame che deriva dalle vite precedenti? Emanuel, questo è un karma familiare, cioè è la famiglia che lo viene a vivere. Tra quei 5 o 6 possono esserci 3 che non si conoscevano affatto nella vita precedente, ma che comunque sono accomunati dallo stesso rifiuto della comunione degli esseri che avevano quelli della domanda precedente. Però queste entità devono vivere quel determinato karma in quella determinata famiglia e solo in quella, perché in un'altra non sarebbe più tale. Domanda: come mai alcuni gemelli, anche vivendo lontani, scoprono di aver avuto le stesse esperienze negli stessi anni? Ad esempio, si sono rotti una gamba nello stesso giorno o hanno avuto la stessa operazione? Emanuel, certo, hanno 2 karma abbastanza simili in genere. Però può esistere il caso in cui abbiano 2 karma addirittura opposti, in cui un gemello sia addirittura superuomo e l'altro non un selvaggio, ma un'entità di media evoluzione. Quando vi parliamo lo facciamo per estremi, al fine di farci meglio intendere da voi. Ed anche quando non usiamo questa tecnica, utilizziamo il significato medio del fenomeno trattato. Commento. Guida filosofica. Nei karma può esservi similitudine, non mai identità, altrimenti significherebbe una ripetizione nel tutto. Ciò, per logica della legge, non può avvenire.